voci. Ciascuno di noi ha delle voci e prima o poi li raccoglie, chi prima, chi dopo, chi in maniera evidente, chi meno, chi li raccoglie facendo delle cose, magari anche creative, come ho fatto io, e chi li raccoglie invece, prodigandosi in altre attività, in altre situazioni. Questa mostra nasce a 10 anni dalla mia prima esposizione, rischiava di essere qualcosa di autocelebrativo, più legato al tempo, al scorrere del tempo, magari al cambiamento degli stili. Non volevo quello, volevo mettere quasi una virgola a questi 10 anni e cambiare, dare un'impronta ai 10 che verranno, provando a cambiare una cosa importante, cioè io fino ad ora ho sempre esposto in qualche maniera nascondendomi dietro i quadri, cioè o rimanendo dietro anche se non mi nascondevo, comunque rimanevo sempre in disparte. Ecco, Koci è la prima volta, è la prima mostra che mi presenta anche con delle emozioni, cioè presento un percorso emozionale e metto comunque fuori, insieme ai quadri, insieme ai colori, una parte di quelle che sono le emozioni che mi porto dentro e che hanno segnato non i 10 anni di pittura, ma i miei 60 anni, perché di fondo sono emozioni, non so, il gabbia silenzio, per esempio, del mio primo viaggio sul Vajont, la diga del Vajont, ancora oggi grida, c'è un silenzio assoluto. È un'emozione fortissima che chi va e si siede sulle migrazioni difficilmente la dimentica. Oppure, non so, ho potuto ricordare la strage di Bologna, ero molto giovane, però per la prima volta ho ragionato sul destino e io quella notte ho perso un treno e perdendo quel treno probabilmente mi sono salvata. Ecco, queste sono tutte cose che rientrano comunque in quello che faccio, rientrano nella pittura, rientrano anche nell'altalena dei colori, così come in questo momento, dopo 2 anni di Covid e con un'Europa che torna in qualche modo a parlare di guerra, le emozioni che vengono fuori sono veramente tante. Questa mostra mi presenta un po' tutte, quelle di un tempo e quelle più recenti, non so, ritenuto, io lo leggo sicuramente al discorso della guerra, così come ci leggo l'emozione del quadro che è sopra di me, mentre invece leggo ad altri quadri più ariosi, più vuoti, il discorso del Covid, del blocco, l'essere rimasti così, aver sperimentato un isolamento che nessuno di noi avesse mai creduto. Ecco, per il resto, niente, visitate la mostra, è l'unica cosa che posso dire, così conoscerete sia la pittura che un pochino anche me. La mostra è al Museo degli Esempi d'Abruzzo, nel cuore della Pescara Vecchia, via del Carcere 24, e è chiusa la domenica e lunedì, mi raccomando, e rimarrà aperta fino al 17 luglio. Grazie.